Eccomi ragazzi, scusate un attimo. Sto segnalando una persona su... Ok, scusate ragazzi, eccomi qua, eh. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati che dovevamo sconfiggere un pezzo di merda. E non riusciamo a batterlo. Perché è proprio un pezzo di bastardo. Io vorrei continuare, però. Un attimo, sto segnalando questa persona su Instagram. Ah, in poche parole sto partecipando a un contest. E una persona, però, che si è mascherata come un'altra. Sta facendo il doppio gioco e non mi va bene sta cosa. Io voglio il contest. Voglio vincere questo contest. Ok, andiamo avanti. Scusatemi ancora, ragazzi. Vabbè. Ciao, buonasera, buonanotte. Ciao. Fammi battere sto pezzo di Yeah.
disponibile. Dieci minuti, capite? 10 minuti. Fammi cambiare qua. No.
Raga, io mi potenzio tutto, vabbè. Oh! Questi È qua aperta. adesso. Ma vi spiego pure perché. Mi servono per stordire. Ho le mani così sudate che mi scivola l'ala. A me prude il naso. Ecco un'altra spada. Allora, raga, comunque è tosta, eh. Comunque è tosta. Pronto? Oh, parlavi al ragazzo, certo. Scusate, ragazzi, un attimo, eh. Raga, io veramente non ce la faccio più, eh. La gente che parla sopra. Porca troia. Intanto mi mangio. Una merendina. Andiamo avanti.
te! Guardate, sti cuffi di merda. Thank you.
Allora facciamo. Sono pronto. Non posso
Autovia! Thank you.
Atreus, qui. Ripetimi come faceva Odino a sapere che saremmo andati a Iaia. Odino è assai sveglio. La sua opinione di sé non è esagerata e colleziona profezie. Se una cosa parla del futuro, lui la prende per sé, per aumentare la sua fama di onniveggente e onnisciente. Ma naturalmente a lui importa il controllo del futuro, del suo destino. Controllerebbe ogni regno di ogni terra, di ogni mondo, se potesse. Cerca di eliminare ogni sacca di resistenza. Anche se non hai mai rappresentato una minaccia, lui pensa che un giorno potresti esserlo. Capisci, quindi? Non è importante conoscere come faceva a saperlo prima di voi. Conta solo che aveva ragione. Wow! Diamoci dentro! E tu? Che altro? E non permettere a quell'incapace di mio fratello di metterci ancora le mani. Perché materiali ce l'ho pure, però non c'ho. Non ho. I soldi. 18 più 18, 36 più. 24, 60. Mi servono 60 tizzoni a dentro. Più 16.400. 28.000. 29.200. 29.200. 42.000 d'oro, mi servono, d'argento. Ragazzi, sono deluso. Allora, buona fortuna! Sono molto deluso da me stesso, perché potevo fare il meglio. Vabbè, ognuno non può fare di meglio. Io ho fatto quello che ho potuto. E niente, devo potenziarmi l'ascia, quindi abbandonerò momentaneamente Master. Mi devi a Midgard. Purtroppo. Guarda, mi sento. Ha solo detto che il ragazzo gli è familiare. Io? Ma è impossibile. Sono d'accordo. A meno che, forse, si riferisce al futuro? Dicono che quando Jormungand e Thor si scontreranno durante il Ragnarok, lo scontro sarà così violento da spaccare l'albero della vita, proiettando il serpente indietro nel tempo, prima ancora della sua nascita. Cosa? Follia pura. Beh, avevo detto di non preoccuparmi. Allora ragazzi, oggi pomeriggio andremo a prendere quello scappello. Signori, la live può finire qui, una triste live purtroppo, perché potevo fare il meglio e non ce l'ho fatta. Come al solito, seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation e noi ci diamo appuntamento oggi pomeriggio. Bella ragazzi!